sono l'ingegnere Paolo Montanari. Nello stabilimento di L'Aquila, è uno stabilimento di produzione, noi ci occupiamo della produzione di unità elettroniche per satelliti. In più abbiamo anche una linea che produce antenne in composito, sempre per satelliti geostazionari oppure anche satelliti scientifici. Allora, nel laboratorio di vibrazioni noi facciamo test di qualifica e accettazione su unità elettroniche oppure componenti di unità elettroniche. Oltre ai test di vibrazione abbiamo anche un'area dove vengono eseguiti i test di pyroshock. This machine is designed to accurately simulate the environment generated by pyrotechnical device during fuel stage separation of the space rocket. Basically, it's a sort of an air gun hitting a ringing fixture, and the air gun is controlled by a PLC. The system uses the resonances and the response of that ringing plate hit by an air gun, and the signal is got from a special pyroshock accelerometer connected to the acquisition system, which is a SCADA system with 16 channels. E anche per il vibratore noi usiamo il Siemens SCADAS, ok? E come software usiamo il SimCenter Tesla, che è, diciamo, un software molto versatile, quindi ci stiamo trovando molto molto bene. There are many advantages in using this kind of machine. I would start with power. We can get up to 60,000 Gs, of course depending on the mass of the object, but this system is tailored to hold safely up to 150 kilograms. Another important feature is fast testing. With SPM, a software designed to optimize the calibration process, you can reduce the calibration time up to 70%. Che diciamo che sono dei test molto interessanti, perché si è notato che molte failure durante le missioni spaziali, di cui non si capiva il motivo, erano dovute proprio a questo fenomeno, che è molto molto interessante. Questo anche per avere, diciamo, un unico fornitore, per comodità a livello di manutenzioni, tutto quanto, per, diciamo, ci risulta molto conveniente, insomma.